Buonasera a tutti, sarà un gioco di occhiali comprensibile. Allora, adesso entriamo un po' dentro al lavoro dell'olofonia. Oggi l'abbiamo soltanto, la dottoressa Rocco, Sara Rocco l'ha accennato e ce l'ha fatto vedere nel lavoro con i bambini autistici. Adesso siamo nell'ambito dei disturbi del linguaggio e faremo un accenno anche all'uso dell'olofonia nell'apprendimento e vivremo qualche esperienza sonora anche qui. Purtroppo qui non è possibile riprodurre il suono olofonico, no? Perché è un suono che fondamentalmente nasce per essere proposto in cuffia, però cercheremo comunque di immaginare, questo ci riesce bene e quindi questo faremo. Ok, allora stamattina la dottoressa Rocco diceva appunto che l'olofonia è una tecnica di registrazione e di riproduzione del suono che sostanzialmente riproduce la capacità umana di ascoltare e immerge il soggetto in una dimensione tridimensionale, quindi noi siamo dentro al suono. Ok? Questo è quello che si vive e chi lo ha potuto sperimentare fuori lo ha sentito. E quindi questo è un'esperienza profonda, non soltanto dal punto di vista percettivo e sensoriale, ovviamente, no? Che passa attraverso l'udito, ma un'esperienza molto profonda a livello emotivo, che attiva nel bambino una capacità di immergersi in questa situazione e quindi poi di elaborarla e di rappresentarla a livello più astratto e quindi di fare un lavoro anche cognitivo e linguistico importantissimo. Noi oggi vedremo soltanto alcune piccole esperienze di questo tipo, ma ci tenevo a dire con questa slide che anche per tutte le cose che sono state presentate oggi e che verranno presentate domani, che l'olofonia, vedete, è un piccolo cerchio. Con questo voglio dire cosa? Voglio dire due cose. Uno, che è una delle tante attività che noi facciamo e significa che è uno strumento della terapia, quindi non è un metodo, non è la tecnica, non è ciò che prevale rispetto ad altre cose, ma si integra perfettamente dentro a quello che noi già proponiamo nel lavoro con il bambino. E questa è una cosa per noi importante perché non abbiamo mai creduto a nessun metodo e continuiamo a non crederci. E poi perché diciamo, è sostenuta da tutte le altre attività ed è un'attività che necessita proprio degli altri laboratori, che si integra con tutte le altre cose. E dicevamo il suono tridimensionale, quindi il bambino è sottoposto, diciamo, vengono fatte delle proposte di tipo sonoro olofonico, adesso vediamo quali, ma queste proposte si integrano sempre almeno con altre due sensorialità che sono quella tattile e quella visiva, e vedremo come insieme. In questo ascolto tridimensionale è chiaro che gli stimoli debbono essere motivanti, significativi per il bambino. Noi proponiamo di solito, abbiamo organizzato diciamo, alcuni dei suoni, avete visto oggi gli strumenti musicali per esempio, alcune attività sono invece proposte in forma di favole sonore, avete visto oggi anche no, la riproposizione dei tre porcellini ma anche di altre favole, e volevo precisare che alcuni di questi materiali sono materiali unici e originali, cioè costruiti e pensati esattamente per questo progetto dell'olofonia. E poi vengono proposti ambienti, mi viene in mente ad esempio la stazione, il traffico, quindi delle situazioni in cui il bambino è immerso in stimoli di questo tipo e giochi più o meno organizzati che adesso vedremo. Cosa vogliamo in realtà rifocalizzare col lavoro olofonico sia sui bambini con disturbi del linguaggio che, come vedremo, soprattutto su quelli con l'apprendimento? Vogliamo focalizzare l'attenzione su due aspetti. Intanto la dimensione dell'ascolto, che è veramente poco vissuta, no? E poco stimolata. I bambini sono molto abituati a guardare, a vedere, noi siamo molto abituati a fare questo e veramente poco ad ascoltare. Ascoltano poco, hanno una difficoltà a sopportare, a sostenere la pausa, l'attesa, ma anche noi, e lo vedrete nell'esperienza sonora che faremo insieme, abbiamo tanta difficoltà ad aspettare, ad ascoltare, e quindi questo è fondamentale per tutti. E poi focalizziamo il lavoro sull'attenzione.
E sull'attenzione come qualcosa che si costruisce, che si sviluppa, e non come qualche cosa che è solo pensato come disturbo d'attenzione, quindi già come una difficoltà, è qualcosa che va costruito partendo dalla motivazione, non c'è altrimenti nessuna attenzione. E perché, volevo dirvi due cose sul suono, perché focalizziamo l'attenzione sul suono? Perché il suono è elemento fondante, no? Come dicevamo stamattina, come diceva anche la dottoressa Di Renzo, dello sviluppo del linguaggio. Prima ancora che il bambino sviluppi il linguaggio, ma prima ancora direi che comprenda le parole, è necessario che viva un'esperienza sonora in cui è esposto agli elementi, diciamo così, appunto dei suoni, no? Quindi alla parte relativa alla prosodia, stamattina parlavamo di tratti soprasegmentali, all'armonia del suono, e pensate alla prima relazione madre-bambino. In questa prima relazione il bambino è cullato, ninnato, è vezzeggiato, e tutto questo passa prima di tutti ovviamente a livello affettivo, e a livello organizzativo da suono indifferenziato questo suono diventa un suono piano piano più articolato fino a diventare un suono con significato e quindi anche la parola. Per questo quello su cui soffermiamo, diciamo, l'attenzione sempre nello sviluppo e in tutti i lavori che avete visto, anche nei lavori di musicoterapia oggi, nei lavori delle altre mie colleghe, l'attenzione al suono, anche per esempio a riprendere la voce del bambino, a riprendere i suoi suoni ripetitivi, le sue glossolalie, cioè si tratta di essere in sintonia con questo, con tutto ciò che viene prima del linguaggio, e cioè le intonazioni, i tratti soprasegmentali che hanno a che fare, come dicevamo, con la componente emozionale sostanzialmente, e a tutti gli elementi cinestesici, quindi di movimento, di sguardo, di mimica, che sono associati al suono. Solo successivamente questo diventa significato. Quindi per noi utilizzare il suono in terapia a tutti i livelli, ai livelli che avete visto questa mattina e adesso nell'olofonia, è fondamentale, perché partiamo dalla prima, diciamo, esposizione sonora di tipo affettivo, perché poi questa si organizzi diventando anche un'esperienza rappresentata, quindi cognitiva e poi linguistica. Nel lavoro con l'olofonia attiviamo tantissime funzioni esecutive, perché abbiamo detto partiamo dalla componente affettiva e poi ci organizziamo nella parte più cognitiva e linguistica, e come vedrete nei giochi è sempre presente l'avvio, l'allerta, l'attenzione, che diventa una grandissima concentrazione nel lavoro olofonico, tutte le componenti di memoria, di controllo inibitorio, di pianificazione e di organizzazione. Vedrete che ogni bambino utilizza una strategia nel gioco, sua, personale, e ogni strategia è frutto di tutto questo lavoro organizzativo. Allora, vi faccio vedere un piccolo video, qui lo vediamo, i bambini lavorano in cuffia, una coppia di bambini che lavora in cuffia, fa un gioco molto semplice di localizzazione sonora, in cui i bambini devono muoversi in relazione al luogo di provenienza del suono. I suoni possono essere inviati a destra, a sinistra, dietro, davanti, quindi in una sensazione di completa tridimensionalità, e lo vedrete. Qui cos'è interessante, al di là della localizzazione sonora che ovviamente abbiamo visto, è che vedete quanta attesa c'è,
no? Anche da parte del bambino, quindi c'è pazienza, si abbracciano, condividono, c'è questa aspettativa in qualche modo, no? Che si va creando, e la terapista non chiede ogni volta chi è, cioè l'attenzione adesso qui è al suono, però loro poi sono in grado anche, no, di immaginarsi o di definirlo, di dire cos'è che hanno sentito a diversi livelli. C'è il bambino che si ferma acqua e quello che dice la mamma che versa l'acqua, ok? E quindi, perché l'acqua può essere qualsiasi cosa, se ci pensate, no? Può essere una cascata, un rubinetto aperto, eccetera. Quindi all'interno di questa grande categoria che ho ascoltato, acqua, poi ci sono tutte le sottocategorie che sono sottocategorie adesso qui di quello che abbiamo sentito, ma sono anche tutte sottocategorie semantico-lessicali di fatto e organizzative. E, salto questo perché insomma è più che ovvio. Una cosa invece che vi volevo dire rispetto, proprio riallacciandomi al fatto che non lo riteniamo un metodo, è che in olofonia non si lavora in maniera rigida, pur essendo, diciamo, tracciato un percorso di lavoro, no? Perché partiamo dai suoni semplici, dai suoni ambientali, alle favole, alle storie, ai giochi, e vedremo al lavoro in apprendimento, quindi da stimoli più semplici a stimoli più complessi, pur essendo in realtà tracciato un percorso di lavoro, è un lavoro molto creativo, perché ogni bambino in realtà risponde con la sua strategia. Le risposte, diciamo, che chiediamo in olofonia non sono mai risposte sì, no, giusto, sbagliato, ok? Quindi il bambino non si trova da solo davanti al computer a fare un giochino che è soltanto con un modello di questo tipo. E questo è importante, perché c'è troppa, diciamo così, anche, no, metodologia fondata su questo. E lo vediamo per esempio in questo labirinto, attenzione al suono che arriva, ecco. Ok, allora questo sì, giustamente come diceva la dottoressa Di Renzo, qui la proposta del labirinto è stata fatta in campo libero, diciamo, no? Quindi con le casse, ma può essere fatta anche in cuffia. Uno dei video che vedremo infatti è proposta in cuffia sul labirinto grafico. E qui ovviamente è frutto di un lavoro, non è così, no? Immediato, però il bambino si è trovato diversi momenti, no? In cui doveva scegliere se andare a destra o a sinistra e come procedere, e questo è guidato dall'attenzione al suono. La cosa che vi volevo far vedere del secondo video, ma lo fermerò in un secondo, vi faccio vedere solo i primi tre. Ok, è che come vedete il labirinto è stesso. È che mentre il primo bambino, no, fa questa strategia a passettini, quindi sembra quasi evidenziare, diciamo, la durata del percorso, l'altro invece va a salti, no? Però nessuno l'ha fermato dicendo no, di fare passettini, di fermare all'angolo, cioè c'è una strategia e stiamo vedendo come ognuno la risolve. Ovviamente questi sono soltanto stimoli dati all'inizio, e poi si attiva un processo di rappresentazione, come avete visto anche durante la mattinata, motoria, per esempio nel labirinto, grafico-costruttiva, adesso vedremo alcuni materiali, o simbolica, come nel racconto che vedremo. Quindi il processo è generativo, e l'obiettivo, diciamo, del partire dall'esperienza sonora, quindi dall'aspetto sensoriale percettivo, per poi raggiungere i livelli organizzativi. Qui il labirinto, vedete, viene proposto a livello grafico, qui il bambino lavora in cuffia,
si ferma nei punti, noi lo stiamo sentendo, e quindi qui il livello di rappresentazione è più organizzato, grafico, a tavolino. A lui arrivano i suoni localizzati nei diversi punti. Ok? Queste sono alcune esperienze che avete un po' visto questa mattina e che vedremo anche adesso. Qui per esempio il bambino ascolta la storia e può manipolare, come vedete, il materiale della storia. Sono tutte storie originali. E vi dicevo all'inizio, l'esperienza dell'olofonia è collegata ad altri laboratori, ad altre attività, no? E alle modalità che hanno i bambini di rappresentarsele. Qui l'esperienza del traffico è stata nel tempo, in più sedute, in più lavori, organizzata col materiale come il cartoncino, il pongo, il mais, e i bambini hanno riprodotto quello che hanno sentito, il tipo di suoni che hanno sentito, quindi le moto, le macchine, le persone che parlano e così via. Così come la costruzione della fiaba dei tre porcellini che avete visto anche questa mattina. E qui voglio far vedere, questa è la storia della pulce e della lumaca, il materiale come viene presentato al bambino, e mi colpiva che questa bambina che ascolta, non ve l'ho messa in video ma la sequenza d'immagine è come se lo fosse, ascolta la storia, mano a mano prende i personaggi così come si presentano nella storia e li dispone sul cartellone, ed è così immedesimata in questa storia che al momento della partenza, quando nella storia si dice 1, 2, 3 via, la bambina, guardate la mano sinistra, comincia a contare. No? Quindi è completamente nel gioco. E adesso faremo insieme 2 minuti di questa esperienza sonora qui in sala. La ascoltiamo, vi renderete conto di quanto è faticoso stare 2 minuti ad ascoltare? E poi vediamo invece un lavoro in cui siamo ad un livello più alto di rappresentazione. I bambini non descrivono più semplicemente il suono con le paroline e cosa hanno ascoltato, qui organizziamo un racconto. Vi faccio vedere la consegna della terapista, perché mi sembra molto importante anche il modo in cui noi, no, organizziamo il lavoro. Adesso ti faccio ascoltare dei suoni e dei rumori, tu li ascolti attentamente, ascolta da che parte provengono, se da sinistra o da destra, cerchi di capire dove siamo e che tipo di suoni sono. Ma ascoltiamo una volta e poi ci fermiamo e parliamo, ok? Mettiamoci le cuffie. Ok, allora c'è stato un momento in cui avete pensato sta per succedere qualcosa, che non succede niente, no? Perché il tempo, un tempo insomma di silenzio così, è molto lungo e poi noi l'abbiamo ascoltato così in questa dimensione, immaginatevelo in cuffia, no? Prima stavo vedendo lei che faceva appunto questo segnale che il bambino quando sente il ronzio ha cominciato a fare così, le è capitato, no? Cioè, perché effettivamente sei proprio dentro.
Allora, in questo ascolto la bambina ci aveva già lavorato almeno un'altra volta con la terapista, poi facciamo un lavoro alto di elaborazione, no? Che è immaginarsi cosa hai sentito, cosa immaginare, cosa succede. Quindi parte un processo rappresentativo, un processo immaginativo, per cui lei descrive cosa ha sentito, ma non è un elenco di suoni che ho sentito, ma immagina cosa può essere accaduto. Vai. Allora, secondo te dove, in che ambiente eravamo? Dai suoni? In un bosco. In un bosco. Da cosa l'hai capito che eravamo in un bosco? Dagli uccelli, dalle api e dai rami. Dai rami? Cosa sentivi nei rami? Sentivo che qualcuno stava calpestando i rami. Quindi hai immaginato che eravamo in un bosco? Poi cos'altro hai sentito che ti ha colpito? Il tuffo. Un tuffo, hai sentito? Quindi hai capito che c'era dell'acqua. Sì. E cosa poteva essere secondo te, quindi? Un laghetto. Forse c'era un lago? Quindi si possiamo immaginare che cosa poteva essere? Un fiume. Ah, un lago, va bene, ma quindi c'era un bosco e con un laghetto, questo hai pensato. E chi poteva camminare in questo laghetto, in questo bosco, scusa, secondo te? Quindi un bambino che cammina in un bosco. E questo rumore di acqua cosa potrebbe essere? Caduto nel laghetto, poverino. Ma come mai si è distratto e non l'ha visto? Stava facendo una foto. Ah, stava facendo una foto a che cosa? Agli uccelli. C'era un uccello un po' particolare secondo me, hai sentito? Sì. Che cos'era secondo te l'uccello? Un uccello che cantava. E che tipo di canto? Per come faceva? Faceva tutto. Che cos'è quell'uccello che ti ricordi? Il cuculo. Forse faceva una foto al cuculo. Ok, mi fermo qui per diciamo, sottolineare, come avete visto, che parte questo processo immaginativo, si costruisce mano a mano insieme alla terapista il racconto, cominciano a uscire termini, avete visto, sempre più specifici, cioè che il calpesta, il ronzio, il cuculo come specifico tipo di uccello e così via. Quindi si costruisce il racconto, si amplia il lessico e si lavora sulla struttura, no? Questa è una bambina di 9 anni che viene da noi per difficoltà di apprendimento di lettura. E vi faccio vedere i lavori che sono seguiti a questa parte, che sono il racconto, e lei nel racconto appunto dice un bambino camminava nel bosco e così via, e usa proprio questi termini, dice calpesta i rami, il ronzio delle api e così via. Poi seguo un lavoro, per esempio, utilizzando il disegno, che è un'altra forma di rappresentazione importante. Mi piace vedere, come vedete, che ha messo in primo piano la parte pregnante di tutto il racconto, cioè quando il bambino cade nel lago, quindi si è distratto e fa il tuffo, e vedete com'è in primo piano, no? L'espressione del bambino impacciata in questa caduta, e invece sembra essere, no, sullo sfondo il bosco, quello che lui ha già attraversato, perché questa esperienza di suono e di profondità poi attiva anche questo dal punto di vista organizzativo, cioè il senso della prospettiva, no? Di qualcosa che è in primo piano rispetto a qualcosa che è già passato, quindi anche del tempo. E guardate che questa non è una cosa casuale, è una cosa meravigliosa che questo accada. Così come disegna appunto quest'albero in fondo, gli uccelli, l'ape, i rami e così via, tutto quello che ha già percorso prima di cadere nel lago. E poi fanno un lavoro con la collega di correzione degli errori, di autocorrezione, e riscrivono, diciamo, il testo in più sedute, ovviamente, questo lavoro corretto. Ultima cosa che vi volevo far vedere è il passaggio, diciamo così, dai suoni ambientali, storie, racconti, favole, alla parte di codifica-decodifica. Abbiamo deciso di accorparla in questo unico intervento, anche se dell'apprendimento poi parleremo più approfonditamente domani, però dai suoni ambientali l'intuizione è stata quella di passare, diciamo, ai suoni del linguaggio e di utilizzare l'olofonia per ripercorrere quei processi di analisi e sintesi
sintesi nella lettura della parola o nella scrittura della parola che spesso saltano nei bambini con disturbi d'apprendimento, che infatti presentano frequenti errori, no? Di sostituzione, inversione, omissione, ma soprattutto una tendenza all'iperlettura, quindi a leggere, diciamo a iperleggere, quindi a leggere velocemente, indovinando le parole, quindi, no? Che necessitava proprio di una attenzione maggiore a questo processo. I suoni quindi vengono mandati olofonicamente, sia diciamo ascoltati e poi oppure visti, diciamo, nel processo di decodifica, e ascoltati e scritti nel processo di codifica, e vengono associati, l'ascolto del suono è associato a un momento di articolazione, quindi il bambino per esempio ascolta quel fonema, lo articola, lo ricerca in maniera tattile, vedremo il materiale che viene utilizzato, e poi utilizza questo materiale per comporre e scomporre sillabe semplici e complesse, digrammi, parole, frasi, e quindi elementi sempre più complessi della parola scritta. Questa è una schermata tipo, diciamo, di lavoro in cui insieme al bambino si compongono queste sillabe e queste parole. Di questo lavoro, vedete qui, vi ho portato alcune immagini che spesso utilizziamo, insomma, per illustrare il materiale anche che viene costruito dal bambino, quello con un'anima più rock a sinistra, diciamo quello più, no, sistematico a destra, il materiale che si utilizza in legno, il cartone o le letterine mobili in plastica, e questa è la fase, diciamo, in cui il bambino riconosce, deve riconoscere la letterina o la sillaba o la parola che ha sentito, andando a cercare le lettere e quindi ripercorrendo quel processo di analisi e sintesi che vi dicevo. L'intuizione importantissima di questo lavoro è proprio che si lavora senza significato, cioè vengono proposte spesso parole senza significato, perché l'interesse non è tanto appunto alla parola corretta, ma è proprio a quel processo di analisi e sintesi che vi dicevo, quindi è proprio in assenza di significato che questo accade più in maniera più organizzata. È anche perché si considera, diciamo, il ruolo dell'ansia nella lettura, che spesso porta questi bambini appunto a iperleggere e a non soffermarsi sul percorso. Vi faccio vedere solo due giochi. Bellica! Vediamo. Allora, qui gioca agli anagrammi, che ha ascoltato in cuffia. E fino a che si trattava di parole più semplici, bisillabiche, eccetera, eh? Ok, quando ci troviamo di fronte a una parola più complessa, e qui deve essere aiutato un po' di più con l'avvio, no, della prima sillaba. Diventa... Vado al video successivo. Bravissimo. Attento. Leggi. Li, Locet e Bull. Allora. Attento. Lì. Bravissimo. Prova a leggere. Il è blu. Mm-hmm. Il locei. Locei. Mm-hmm. E a me non mi viene questa parola. E pensaci un attimo. Com'era la frase? Il cielo è blu. Bravissimo. Ci sarebbe molto altro, però credo che devo chiudere. Mi faccio...
veramente soltanto vedere i materiali utilizzati. Chiudo con questo e ringrazio tutte le colleghe che, pur non essendo stati relatori, hanno comunque contribuito col materiale, il gioco, i lavori, e che sono in video con noi oggi, hanno sopportato tutte le ansie. Grazie.